Benvenute e benvenuti a tutti e a tutte in questo nuovo episodio di Post Humans con una nuova visione legata proprio alla prassi postumana, com'è che possiamo vivere in modi postumani. In questo episodio ho una fantastica co-host che è Orsola Rignani, una grande filosofa del postumanesimo. Tra l'altro vi consiglio di guardare i tre episodi in cui Orsola non è host ma è guest, proprio ci parla di Michel Serre in relazione al postumano, questo filosofo francese che aveva creato moltissimi spunti di riflessione che poi sono stati sviluppati appunto nel nostro campo. Orsola tra l'altro è anche filosofa ovviamente, ma è anche professoressa di filosofia nell'Università di Parma, ed è anche una delle cofondatrici della rete postumana italiana. Quindi Orsola, è una grande gioia e onore averti qua come co-host di Post Humans. Grazie mille per la tua presenza. Grazie tantissime Francesca, sono onorata io di essere presente a questa nostra, in questo nostro incontro e di avere, di poter colloquiare e dialogare su queste cose così interessanti anche con Giacomo Colomba, che è una persona molto interessante, molto significativa proprio per questi suoi interessi molteplici, questa sua scelta di vita ad Auroville e di cui appunto andiamo a parlare. Sentiremo un po' il suo profilo, i suoi interessi e la sua prassi postumana all'interno di questo contesto. Ed infatti, sì, infatti io volevo appunto, e poi appunto Orsola ci puoi leggere la biografia, raccontare la biografia di Giacomo. Io volevo un attimo dare un piccolo spunto personale perché non è solo una grande gioia e onore avere Orsola, ma è una grandissima gioia e onore avere anche Giacomo Colomba, con cui sono da vari anni insomma che ci parliamo in relazione proprio a un postumano esistenziale, non solo un postumano teoretico, accademico, scientifico, che per carità sono importanti, però se poi non cambiano la nostra vita non hanno molto senso. E con Giacomo davvero questo sviluppo, che poi è stato anche legato alla nostra comune interesse e anche conoscenza di varie persone nel campo del postumano che si occupano di prassi esistenziali, per esempio penso a Debashish Banerjee, grande filosofo e anche uno dei fondatori della rete indiana postumana, con cui appunto abbiamo già avuto modo di dialogare, che anche Giacomo conosce personalmente. Quindi con Giacomo sono da vari anni che ci teniamo in contatto per fare qualcosa insieme e devo dire che grazie a questa settimana postumana che Orsola e Stefano Rozzoni hanno organizzato in Italia, siamo finalmente riusciti a incontrarci. Quindi, Giacomo, per me è una grandissima gioia non solo averti come parte della settimana postumana italiana, ma anche proprio come ospite d'onore in questa serie Post Humans, a cui tu partecipi forse in un modo ancora più importante di uno spunto appunto intellettuale, perché quello che tu ci proponi qua non è solo uno spunto intellettuale. È uno spunto esistenziale, uno spunto di vita. Quindi, Giacomo, grazie mille per la tua presenza e per il tuo coraggio nel davvero sperimentare nel manifestare idee che non rimangano nella noosfera, ma che davvero divengano parte di questa dimensione. Grazie mille, Giacomo, il tuo lavoro è eccezionale. Grazie mille a voi, è un piacere poter dialogare con voi finalmente, come dici tu, riusciamo a incontrarci, a poter fare qualcosa. Il Covid ha provato a fermarci, ma non ci è riuscito. Esatto. E un'ultima nota prima di passare la parola a Orsola, abbiamo un altro episodio con Giacomo in cui Giacomo ci parla non solo di Auroville, questo affascinante luogo nel mondo che va al di là di ogni nazione e che è davvero legato a una visione di prassi postumana molto concreta, non solo appunto intellettuale, e a grandi personaggi della storia del pensiero come Aurobindo, come Lamer, di cui appunto Giacomo gentilmente ci ha già parlato nell'episodio che abbiamo pubblicato con il titolo appunto di dato che non l'ho ancora pubblicato, non lo so perché stiamo registrando in diretta. Comunque sarà un titolo, per esempio, Giacomo, che dici? Che titolo gli diamo al primo incontro che abbiamo avuto? Abbiamo proposto Auroville, yoga integrale post-human. Perfetto. Quindi nell'episodio Auroville, yoga integrale e post-human potete capire un attimino di più l'influenza di Aurobindo sul post-human, ma anche questa esperienza di Giacomo così esistenziale di vivere in una città che su molti aspetti si può definire post-human. Adesso Orsola, a te la parola per darci più notizie sull'affascinante biografia del nostro caro Giacomo.
Grazie mille Francesca, sono contenta di potervelo presentare dicendo che appunto Giacomo Colomba nasce come articolista, come poeta e ricercatore indipendente nel campo dello yoga integrale e nel tempo ha tradotto opere appunto di Sri Aurobindo e scritto saggi sullo yoga integrale, è interessato da sempre al post-human e si è trasferito ad Auroville per trasformare questa sua passione in una pratica appunto quotidiana. Ecco, magari possiamo chiedere un momento a Giacomo di dirci quali sono le sue opere principali prima di entrare meglio, magari i titoli dei suoi scritti principali con una brevissima introduzione tematica. Grazie. Volentieri, volentieri. Dunque, la prima opera che ho pubblicato si chiama Le sette tetradi dello yoga integrale e si basa su un brevissimo scritto di Sri Aurobindo che pochissime persone hanno approcciato perché è solo una serie veramente oscura di mantra che però in realtà è la sua, diciamo, il suo sestante nel percorso verso nella transizione verso un essere post-human o come dice lui un essere sopramentale. Quindi tutte le fasi trasformative, la trasformazione del corpo fisico, del carattere, della mente, dei processi vitali, veramente va nei dettagli anche materiali. Quindi questo è il primo libro, quindi è più su un percorso individuale. Il secondo libro che ho scritto si chiama Devi, viaggio fra gli avatar femminili del passato e del futuro. E questo c'è una cosa interessante quando si guardano gli avatar storici nell'induismo, sono tutti maschi perché vengono da una tradizione vedantica e perché il tantra, che è la tradizione femminea ctonia, è stato trascurato nei millenni, direi più negli ultimi secoli, e lì si trovano gli avatar femminili invece, l'intervento dell'energia femminile trasformativa, ed è interessante in chiave post-human scoprire che queste divinità, queste forme avatariche, cominciano in forma animale, si sviluppano sempre più in forma umana e recentemente in alcuni templi dell'India si trova, per dire, Ganesh, una statua di Ganesh con un computer e con un missile. C'è proprio questo alterismo che si mescola infinitamente. Prima la divinità aveva una conchiglia o aveva una noce di cocco, adesso comincia ad usare la tecnologia. Il terzo libro, Lo yoga integrale e i 12 archetipi, invece approccia più lo yoga integrale dal punto di vista collettivo. Auroville, come detto, è una città, è città, la polis, l'etimo di polis deriva dalla stessa radice proto-indoeuropea di Purna, che è una parola sanscrita che vuol dire proprio integrale, perché la città dovrebbe essere il luogo dove tutto è compreso, niente ed escluso, e tutto sta insieme armonicamente. Anche la parola ebraica shalom, pace, etimologicamente vuol dire unione, qualcosa che non è incrinato. Quindi il riuscire non solo a diventare post-human individualmente, ma creare una serie di paradigmi armonici fra di loro con le altre persone, è uno degli scopi dello yoga integrale. L'ultima opera si chiama Segnal, i doni oscuri, ed è una ricerca più che altro poetica ed artistica nel ruolo di quelli che vengono definiti disturbi della personalità nello yoga e io lo definirei il falso mito della normalità. Benissimo. Grazie mille per questa presentazione interessantissima che ci ha illustrato gli interessi, le aperture di Giacomo. Prego Francesca. Sì, grazie mille Giacomo, straffascinanti tutti i lavori che hai prodotto e anche che ci hai presentato in modo così chiaro. Io vorrei unire questa presentazione che tu hai fatto dei tuoi libri a quello che ci siamo detti nell'episodio precedente. Non che i due episodi debbano per forza essere collegati, però il punto è questo. Abbiamo per esempio nel caso di Auroville l'esempio di un luogo pratico, di una polis, che come dici tu va un pochino a trovare la radice di che cos'è questa visione collettiva. Non è solo una visione funzionale, utilitaristica, in cui io vivo con qualcuno perché sennò il leone mi mangia. Questa visione di contratto sociale un po' del 600, molto negativa. È una visione molto diversa. Cioè io
vivo con altre persone per sviluppare integralmente chi sono. Ovviamente in questa dimensione qualsiasi cosa che vogliamo sviluppare ha un percorso, uno sviluppo, una difficoltà, non è che le cose belle, scrivere un libro, che sto finendo il mio secondo, viene con un sacco di difficoltà, di stanchezza, cioè non sono cose semplici. Questa visione così grande, perché è davvero una visione utopica, non utopica, è utopica che si può realizzare. Questo mi riferisco a una bella spunto che ci ha dato Roberto Marchesini all'inizio di questa settimana postumana. Quali sono un pochino le difficoltà, se vogliamo, di questo percorso? E anche mi affascinava questa roba di Ganesh, no? Che poi anche rappresenta colui il simbolo di superare gli ostacoli. Ganesh con il computer, no? Con il missile, quindi una visione... È una visione in cui la tecnologia diventa è riconosciuta in quanto parte di una manifestazione poietica esistenziale, non più come qualcosa che usiamo, ma qualcosa che appunto fa parte di questa dimensione a livello che va oltre l'umano. Quindi vorrei chiederti, Giacomo, con queste forse due domande. Da una parte, quali sono magari le difficoltà di poi realizzare visioni che non sono solo intellettuali, che non sono solo scritte nei libri, nella propria vita e con una città, con una visione appunto di migliaia di persone, come per esempio Auroville, e dall'altra anche come Auroville, questa visione di yoga integrale, percepisce la tecnologia. Perché io a volte noto che magari visioni più spirituali hanno la tendenza a dire ma la tecnologia non fa parte dell'umano. E questa è una tematica che so che tu hai parecchie cose da dirci in modo molto affascinante, che vanno al di là di ogni dualismo. Esatto. Allora, le difficoltà, dimmi tu da quale vuoi cominciare, perché sono infinite. Le radici si trovano nel fatto che sì, siamo già post-human, ma siamo ancora pre-human. Questa continuità, e più diventiamo post-human, più approfondiamo il pre-human, e andare nelle due direzioni contemporaneamente. E infatti Sri Aurobindo ci dice che quando scopriamo una luce sempre più potente, questa luce illumina delle profondità molto scure, che non solo ci rimanda agli istinti animali e vegetali, ma addirittura ai meccanismi minerali. Tant'è, questo magari lo ritocchiamo dopo col discorso della tecnologia, che Sri Aurobindo diceva che anche nei metalli c'è una coscienza che non è addormentata per niente, è molto più responsiva della nostra, semplicemente non è sviluppata. Quindi lui non solo includeva gli altri in termini di genere, di nazionalità o addirittura gli animali, ma anche le forme non viventi, o come direbbe De Chardin, previventi. E questo lui lo percepiva a livello esperienziale. Infatti diceva, è inutile che ve ne parlo, ma verrà. Quando creeremo il luogo giusto, questa percezione si potranno sviluppare. E infatti ad Auroville, questa è una delle difficoltà, ma anche delle sperimentazioni, cerchiamo di avere un rapporto con le cosiddette cose sempre più consapevole possibile. Con il mouse, con l'acqua, non solo con gli animali, con le piante. Quando veniamo sul tema delle difficoltà, Auroville nacque in un periodo di la cosiddetta guerra fredda, e quindi ha avuto anche un ruolo, diciamo, funzionale di tentare di mettere Giacomo, ti abbiamo perso. La connessione internet ci obbliga a meditare, che so che è un aspetto molto importante. Ad Auroville, quindi io vado in pausa qua. Qua ti abbiamo perso un attimino, perché Giacomo si collega dall'India, e io dall'America e Orsola dall'Italia, quindi abbiamo una mescolanza. Quindi vado in pausa adesso. Vai. Bene, dopo questa pausa obbligata della tecnologia che dice basta di parole, meditate, adesso torna Giacomo. Con noi come avatar presente, futuro e passato, Giacomo. Spero di riprendere il filo, bene o male. Si parlavamo della tecnologia e delle difficoltà, Davide. Le difficoltà ne nascono sempre di nuove in base alle conquiste post-human, alle conquiste di coscienza. Più si diventa coscienti, più diveniamo responsabili di campi nuovi della coscienza da trasformare. E si nota, per esempio, tantissime resistenze quando si toccano i temi della famiglia,
lì torniamo veramente molto animali, si tende sempre a favorire i propri figli, i propri vicini, le persone della propria nazionalità, le persone che hanno una stessa origine, diciamo, culturale, religiosa, o una stessa rango, diciamo, culturale. Questo però ad Aurovid abbiamo persone che sono di quarta o quinta generazione. E vediamo che durante questo processo sono cose che si perdono, si polverizzano. Questa tendenza a favorire la propria prole, a favorire... sono tutte forme di timore che nel mondo umano / preumano erano funzionali, erano indispensabili per la sopravvivenza. Il mondo era veramente un luogo ostico in cui sopravvivere, e quindi quelle forme di patto sociale comunità forzata erano indispensabili per la sopravvivenza e per lo sviluppo dell'umanità. Adesso tutte queste cose che prima erano indispensabili diventano un ostacolo allo sviluppo di una coscienza postumana e non duale. E tutte le volte che è interessante, come dicevo, tutte le volte che scopriamo campi nuovi che ci danno nuove possibilità, allo stesso tempo nascono nuove sfide, nuove e antichissime retaggi animali, minerali che ci spingono alla sopravvivenza, alla competizione e alla ricerca di una gerarchia, della prima gerarchia disponibile da agguantare. Grazie Giacomo, io ovviamente ho parecchie domande, ma magari voglio lasciare un attimo la parola ad Orsola e poi continuare anch'io con alcune domande, spunti, riflessioni su queste cose molto affascinanti che ci hai detto. Grazie mille Giacomo. Ah, beh, posso dire solo una cosina, però sulla questione della gerarchia che magari i minerali e l'essere animale ci portano alla competizione, su quella non sono così convinta, perché comunque i minerali a livello di competizione sono molto più antichi di noi e vivranno molto dopo di noi, quindi forse siamo magari il nostro istinto è quello che magari da rivedere. Che dici? Sì, penso di avere una discreta cultura in minerali, ero un collezionista appassionato, andavo a cercarli nelle miniere e li ho visti anche nascere e crescere. Ci sono dei minerali che hanno una vita molto breve e che se torni dopo una settimana si sono sviluppati dei sali a volte. È un universo incredibile e probabilmente, come hai detto tu, accumuleranno più memoria di noi, non sappiamo ancora niente. Grazie Giacomo, scusa Orsola. No, grazie Francesca, no, è interessantissimo questo discorso, quindi avrei anch'io tantissime altre domande. No, volevo tornare un secondo, appunto, visto che Giacomo ci ha parlato del rapporto anche con l'animale. Ecco, l'animale come? Perché noi sappiamo che la nostra riflessione postumanista va verso una dimensione zoantropologica, no? Di animale come specchio non narcisistico, ci dice Marchesini. Insomma, abbiamo tutto un ripensamento dell'animale come un'alterità che ci permette di conoscerci e di relazionarci sostanzialmente, no? E quindi è una sorta di maestro, tra virgolette, di cultura, come ci sta insegnando appunto la nostra ricerca. Ecco, volevo capire se questa idea la ritroviamo anche in Auroville, oppure invece l'animale ha comunque un ruolo subalterno, oppure essendo rispettato però è in una dimensione subordinata rispetto all'uomo. Ecco, mi interessava proprio come curiosità. Molto interessante, molto interessante. Dunque, Auroville, diciamo che ospita tutti i possibili paradigmi comportamentali anche nei rapporti degli animali, per cui troviamo persone che veramente arrivano con dei sistemi di rapporti con gli animali molto utilitaristici, mentre ci sono persone, per esempio, per fare un esempio, la madre, lei usava fare yoga con i gatti e far fare yoga ai gatti, e non parlo delle posizioni yoga ma proprio meditazioni e conoscenze di se stessi, addirittura diceva che li preparava ad una vita umana, sarebbero stati pronti per assumere un corpo umano. Quindi il rapporto dell'aurovigliano ideale con gli animali è veramente da coscienza a coscienza. Ovviamente nel veicolo animale la coscienza si esprime in dei modi
specifici, molto spesso con delle funzioni veramente specifiche per la sopravvivenza, però in molti casi vediamo anche delle tendenze di espressione artistica negli animali, che non è basato meramente sulla sopravvivenza, degli scambi, vediamo delle cose incredibili, anche qui generazioni delle vacche locali che imparano a fare delle cose che prima non avevano mai fatto, e persone che si prendono cura delle vacche, perché per esempio qua in India, pur essendo considerate sacre, non fanno una vita molto facile, è una certa età, vengono abbattute, e invece qui diventano parte della famiglia. Però allo stesso tempo ci sono anche persone che, come detto prima, hanno un approccio meramente strumentale. Gli animali sono gli strumenti dei collaboratori non consapevoli, però diciamo che è tutto molto fluido, per cui le persone durante la loro vita passano veramente da un paradigma all'altro. Ecco, questo vedo che in Aura è molto più facile che fuori. Mi ricordo quando ero in Italia o ero in altri stati, c'è molto contrasto anche fra i vegani e non vegani, c'è molto, diciamo, come posso dire, questa tendenza a darsi delle lecture, ad insegnare agli altri cosa è meglio, cosa è peggio. Invece qua c'è spazio per tutti, e vedi che le persone tendono a fluire in modo naturale verso alcune scelte che rispettano molto gli animali, e io credo che non è solo una questione etica ed estetica, ma perché è proprio una fase nuova della prossima evoluzione, probabilmente favorirà certi rapporti con gli animali. L'essere post-umano, l'essere sovramentale, come lo definisce Aurobindo, probabilmente nascerà con queste nuove forme di rapporto e di una certa anche sana distanza, perché abbiamo rotto dei limiti con gli animali, abbiamo passato dei boundaries e siamo entrati in rapporti tossici con loro. Ebbene, riprendere alcune distanze e ristabilire alcuni rapporti. Grazie, grazie mille, Giacomo. Fantastico. Prego, Francesca. Grazie, Giacomo. Grazie, Orsola. Direi che abbiamo ancora tempo per un'ultima domanda. Personalmente mi interessava anche molto sentire un briciolo di più anche sull'aspetto tecnologico, come la tecnologia è vista da una prospettiva di yoga integrale e anche proprio dalla gente che vive ad Auroville, se c'è questa tensione un pochino di separazione, oppure se c'è magari una semplificazione, come succede magari nel movimento transumanista, in cui la tecnologia è accettata perché è il nuovo paradigma, o se c'è una visione appunto critica ma anche generativa, che forse è un pochino più l'aspetto postumanista della tecnologia. Quindi mi interessava sapere un po' di più, Giacomo, il tuo rapporto con la tecnologia, la visione dello yoga integrale e la visione appunto di Auroville rispetto a questi sviluppi e nuovi biotecnologici della società umana. Tema interessantissimo, hai detto bene, esiste quasi per via istintiva uno stigma delle persone estremamente spirituali o estremamente orientate verso una sostenibilità green, verso la tecnologia. Molte forme di tecnologia ancora prima di scoprirle o di scoprirne l'utilità. Ci sono molte discussioni attorno a questa laurea, tuttavia nonostante c'è questa atmosfera, l'aurovilliano medio usa molta più tecnologia di qualsiasi altro abitante del pianeta Terra che abbia mai visto. Sono tutti ipertecnologici. E c'è un centro di ricerca scientifico molto avanzato, ci sono rapporti con tantissime università. La madre nella carta di Auroville ha specificato che Auroville deve take advantage, usa questa espressione, di tutte le scoperte interiori ed esteriori nel mondo, perché tutta la vita è yoga, non esiste niente che possa essere escluso. E è un tema antichissimo, io mi ricordo che Platone lo fa dire a Socrate, no? Che quando l'uomo scoprì la scrittura tutti ebbero paura che avrebbe perso la memoria, e quindi in genere c'è questo vecchio timore che, come detto, è ancestrale, no? Però vedo che invece la ricerca scientifica, in modo molto particolare non accademico, è molto aperta,
accade da Auroville, l'utilizzo della tecnologia è molto avanzato, c'è solo questo residuo diciamo disrispetto delle persone troppo orientate verso, non troppo orientate, ma orientate verso la spiritualità in modo non integrale, diciamo, verso la tecnologia, che viene vista come una cosa inutile, oppure c'è ancora una forte dicotomia ad Auroville delle persone fortemente orientate verso il green, la sostenibilità, che è una sostenibilità parziale, perché è solo alimentare o ecologica, ma non è sociale. E poi c'è anche un'idea molto romantica della vita nella natura, perché la vita nella natura vuol dire anche niente ospedale, niente antibiotici, vuol dire molte cose. Però poi la prassi ti riporta alla verità, ti riporta alla dimensione vera della tecnologia, e tutti alla fine tendono in modo molto organico e fluido a liberarsi di queste vecchie idee, vecchie almeno quanto Platone, abbiamo detto, questi stigma sulla tecnologia. Fantastico, Giacomo. Allora, io direi che ovviamente questo è solo l'inizio di questo bellissimo incontro che abbiamo con Giacomo e Orsola. Faremo modo di averlo anche con noi a livello di presenza in qualche possibile conferenza o qualche possibile summer camp. Io voglio ringraziare tantissimo Orsola Rignani per co-hosting questo bellissimo incontro di Post Humans. Giacomo, il tuo intervento è stato straffascinante. Grazie mille per tutte le precisazioni, gli sviluppi e le idee che ci stai offrendo. Giacomo, se le persone vogliono connettersi di più con te, parlarti, chiederti le domande, dove ti possono trovare? Giacomo Colomba, il modo più facile, ha un profilo su Instagram, è un profilo su Facebook, e poi eventualmente da lì posso condividere contatti come le email per condivisioni un pochino più approfondite. Fantastico. E tra l'altro non dimentichiamoci tutti i libri che potete leggere di Giacomo, so proprio sulle tematiche del yoga integrale e sugli archetipi e molto di più. Allora, Giacomo, grazie mille per la tua presenza. Orsola, grazie mille per la vostra presenza. Se volete dire l'ultima cosa, abbiamo 30 secondi di arrivederci. Grazie tantissime. Speriamo di poter proseguire questa collaborazione, sicuramente. Grazie, grazie tantissimo Francesca, grazie tantissimo Giacomo. Grazie a voi, è stato un grandissimo piacere far parte di questo movimento Post Human. Aspettavo questa occasione da tantissimo tempo. Grazie mille. Grazie mille Giacomo. Orsola, salutaci tanto Auroville come si dice in inglese, to be continued, per essere continuato. Absolutely. Grazie mille Giacomo, grazie mille Orsola, grazie mille a tutti e tutti che ci avete seguito con Giacomo e Orsola sulla yoga integrale e Auroville. Buona giornata a tutti e a tutti.